d'oro, d'argento, di piume, di madreperla, di perle o di ferro, se le monete sconcertano per la loro diversità, ci invitano a viaggiare nel cuore dei costumi e dei rituali di varie culture e civiltà. Utilizzate da sempre per transazioni commerciali e private, indicano anche rango, prestigio, ricchezza e potere. In alcune regioni le monete sono usate come ornamento, mentre altrove tessere e significa coniare denaro. Ma ovunque le monete sono legate alle forze del mondo visibile e invisibile. Le popolazioni dell'Oceania hanno dimostrato una straripante creatività nel dare forma ai loro oggetti di scambio materiali e spirituali. Trasportata in piroga dal cuore dell'Oceano Pacifico all'isola micronesiana di Yap, cesellata in forma di anello, il suo colore bianco simboleggiava l'astro lunare. Questa moneta veniva utilizzata per acquistare terreni e prodotti agricoli. Le pietre di aragonite, invece, venivano esibite nelle cerimonie rituali, infilate su pali di legno. Mentre il valore di questa moneta derivava dalla sua lontana origine e dalle difficoltà di trasporto, qui il valore del conio delle isole Santa Cruz dipende dalle sue dimensioni, fino a 10 metri di lunghezza, e dallo sgargiante colore delle 60.000 piume rosse di uccello necessarie per realizzare questi magnifici rotoli che venivano scambiati soprattutto in occasione dei matrimoni. In Oceania il denaro va oltre il suo semplice valore di mercato per diventare un ornamento ostentato. L'eclettismo dei materiali è all'altezza del virtuosismo tecnico. Conchiglie varie, piume di uccelli, gusci di tartaruga, fibre vegetali, denti di maiale o di cane sono al servizio del sacro e della bellezza. Un ornamento pettorale o frontale delle isole Salomone, intarsiato con guscio di tartaruga. Questi splendidi pettorali a forma di mezzaluna dimostrano quanto sia sottile il confine tra denaro e ornamento in Papua Nuova Guinea. Queste conchiglie venivano scambiate in occasione dei matrimoni. Questo bracciale moneta, realizzato con perline importate dall'Europa, veniva indossato dagli alti dignitari durante le cerimonie rituali a Vanuatu. Questi anelli di conchiglia costituivano una riserva di denaro per i tolai della Nuova Britannia e venivano esposti solo in occasione di funerali o riti speciali. Il guscio di una lumaca di mare gigante e una maschera in fibra intrecciata che presumibilmente rappresentava un antenato o uno spirito. Questa moneta, proveniente dal Sepik orientale in Papua Nuova Guinea, veniva scambiata durante i matrimoni per risolvere le dispute tribali o in occasione di funerali. Queste grandi lumache di mare venivano scambiate con cibo, tabacco e reti fatte dalle donne. L'arrivo dei missionari, negli anni 30, pose fine a questa fantastica moneta. Fino al periodo coloniale, il metallo era il materiale più nobile e ricercato del continente africano. Nate dal virtuosismo dei fabbri, queste monete in ferro e rame
potevano assumere le forme e le dimensioni più diverse. Venivano utilizzate come riserva monetaria, ma anche per l'acquisto di cibo, cavalli, stoffe o schiavi. In Africa non è raro trovare monete a forma di attrezzi agricoli. Al di là della loro funzione originaria, trasmettevano una connotazione di prestigio, ricchezza e divinità. Usati come moneta in Nigeria, questi mazzetti di tortiglioni di ferro battuto venivano piantati nel terreno per invocare pioggia e raccolti abbondanti. Questi pesanti braccialetti monete, provenienti dalla Costa d'Avorio, erano utilizzati come forma di compenso nei matrimoni. Importati da Birmingham, questi braccialetti di ottone furono adottati come moneta dalle popolazioni lungo il fiume Zaire. Questi mitako venivano scambiati con avorio o caucciù. Legate in fasci per il loro basso valore in denaro, queste sottili barre di ferro venivano utilizzate in Guinea. Ancora all'inizio del XX secolo erano necessari 100 fasci per una mucca e 200 per pagare una dote. Oggi questa moneta viene utilizzata per scopi rituali o come offerta funeraria. Ricchi o poveri, nomadi o sedentari, uomini e donne hanno sempre voluto sedurre, affermare la propria appartenenza a un clan o mostrare la propria prosperità adornandosi di gioielli. Facilmente convertibili in denaro, in molte culture i gioielli sono l'unico bene che una donna possiede. Per altri gruppi etnici, i gioielli, tramandati di generazione in generazione, sono il cuore del tesoro di famiglia, come questo ornamento frontale, che non poteva essere venduto o tolto dalla sua scatola di legno senza prendere infinite precauzioni. Gli abitanti dell'isola di Sumba, in Indonesia, sostenevano che appartenesse agli spiriti degli antenati del proprio casato. Per i berberi, l'argento è simbolo di purezza. La forma triangolare si riferisce al sesso femminile. La grande pietra centrale è una promessa di fertilità e le monete, con il loro rumore, respingono gli spiriti nocivi e portano prosperità. Indossati il giorno del matrimonio, con le dimensioni questi ornamenti indicavano il rango sociale della sposa. Oltre al suo ruolo protettivo, il tessuto era considerato una moneta a tutti gli effetti. Perline o conchiglie ne aumentavano il valore. Ornato di monete, fungeva da cassaforte, con il potere magico di scacciare gli spiriti maligni. Gli abiti esprimono l'appartenenza tribale, il rango e la ricchezza, e scandiscono le diverse fasi della vita. A Timor, questo tessuto moneta, parte indispensabile della dote, poteva essere utilizzato per acquistare bestiame. Questi gonnellini monete del Congo, tessuti dagli uomini e ricamati dalle donne, normalmente regalati in occasione dei matrimoni, accompagnavano anche il defunto nel suo ultimo viaggio. Nelle isole Ambai della Papua Nuova Guinea, ogni pretendente doveva regalare alla sua sposa questo grembiule. Le perle venivano scambiate con legno di sandalo, piume di uccello del paradiso e gusci di tartaruga.
I veli per coprire i visi delle donne beduine del Sinai erano ornati con monete benefiche. Il giallo era riservato alle donne più anziane e il rosso alle giovani spose. Anche la forma e gli ornamenti rivelavano l'appartenenza tribale. I copricapi si rivelavano spesso dei veri e propri scrigni e si scoprivano essere l'unico modo per le donne di mantenersi quando rimanevano vedove. Agli accessori venivano aggiunte monete, a volte nascoste, per scongiurare la sfortuna. Come usavano queste minoranze cinesi che mettevano monete nei marsupi dei bambini. Costellate di monete false, queste statue di antenati proteggono ancora la famiglia nelle case balinesi. Valuta ufficiale dell'aldilà, oggi accompagnano i defunti nelle società asiatiche. Le macchine della fortuna e la cartomanzia del secolo scorso promettevano felicità, ricchezza e salute in cambio di moneta. Questa diventava così strumento per aprire le porte all'irrazionale, al sogno e al viaggio. Questa spada simbolica per scacciare i demoni ci dice che tutti i popoli hanno sempre voluto proteggersi dall'invisibile e continuano a farlo. Ormai tanto universale quanto quotidiano, il denaro, in tutte le sue forme, al di là della sua funzione economica, è investito di potenti cariche simboliche.